Bene, salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia di Guerz86 e degli amici di quelli che telefonano.it. Oggi, prima di andare a Milano per l'evento HTC One 2, abbiamo sempre con noi il nostro fido LGG2. LGG2 che nell'ultimo periodo ha, se Dio vuole, perché chiaramente LG lo sapete come è lenta nei vari aggiornamenti software, ha finalmente rilasciato Android 4.4.2 KitKat Stock per quanto riguarda i suoi dispositivi europei ed italiani. Quindi attenzione al vostro Opta Update per quanto riguarda i vostri LGG2, perché dovrebbero essere arrivate le ROM KitKat No Brand per quanto riguarda appunto i vostri terminali. Oggi non siamo qui per vedere così la recensione della ROM di KitKat, che comunque non si discosta assolutamente da quella Vodafone che avete già visto nel video precedente. Ma vi volevo mostrare come andare ad installare la ROM Cyanogen 11 basata su KitKat sul vostro LGG2. Requisiti principali: chiaramente avere il root al vostro dispositivo, avere una ROM, una custom recovery. E dopo vi lascerò comunque il link all'interno della video recensione per quanto riguarda l'andare a prendere la ROM Cyano, che è in fase di beta, comunque funziona molto egregiamente, ed anche andare a scaricare le GAPS. Intanto riavviamo il nostro G2 nella modalità di recovery. Riavviare recovery. Per riavviare recovery o usate Exposed Installer con Gravity Box, o se no vi scaricate dal Play Store Quick Boot, in maniera da andare così a riavviare nella recovery il vostro G2. Adesso vi zoom un attimino. Come potete vedere, la TeamWin è la custom recovery che io uso adesso. Vi ricordo, prima di fare tutto ciò, un bel backup, almeno se avete problemi potete tranquillamente andare su Restore. Allora, i primi passi principali sono andare a fare un wipe Dalvin, cache e data. Questi sono i primi tre wipe da andare a fare. Adesso andiamo a premere swipe per far partire appunto il wipe. Vi metto un attimino in pausa perché chiaramente il G2 ha bisogno di un pochino di tempo per andare a wipare le varie partizioni. Ecco, dopo circa 10 minuti di wipe data cache e Dalvik, quindi non vi preoccupate se non vedete la barra sotto andare avanti, ma è tutto normale, possiamo andare ad installare i nostri file che abbiamo scaricato. Allora, dovrei averli dentro download. No, aspettate un attimino perché devo ritrovare i file. Ecco qua, l'avevo dentro download. Allora, principalmente andiamo a scaricare la Nightly CM11, quindi ci clicchiamo sopra e andiamo a fare uno swipe per confermare. Ora un attimino ci vorrà qualche altro secondo. Ecco qua la scritta che è stato tutto fatto con successo. Ora, non ci rimane altro che andare a prendere il file delle GAPS. Eccolo qua, file delle GAPS, chiaramente per Android Stock 4.4.2. Vado a flashare il tutto. Come potete vedere, le sta installando. Quindi, fatto questo, vi ricordo, allora, prima di tutto un backup di tutto il sistema. Quindi, qualora un domani vi venga a noia, ecco questa Cyanogen, potete tranquillamente tornare alla versione stock dell'LG G2. Ulteriormente, andare a fare i vari wipe, data, cache e Dalvik cache, molto importante perché altrimenti non vi parte assolutamente la ROM. Io intanto vado adesso a fare un reboot system e poi andare a installare prima di tutto la ROM Cyanogen 11 in fase di beta, come vi ho già accennato, poi andare a mettere le GAPS e infine andare a riavviare il terminale. Ora un attimino ve lo faccio partire, almeno così vedrete anche voi che il tutto viene tranquillamente ottimizzato per questo LG G2.
LG G2 che con questa Cyanogen 11 si avvicina moltissimo al Nexus 5, è praticamente identico, cambiano i materiali, cambia che questa è una batteria da oltre 3000 mAh, cambia che ha una risoluzione della fotocamera 13 megapixel, ma vi potete tranquillamente godere tutta l'interfaccia Cyano, quindi ROM di Android 4.4.2 KitKat pura all'interno di questo dispositivo. Vi metto un attimino per l'ultima volta in pausa, così vi faccio partire il terminale. Ecco qua, dopo aver avviato il tutto, aver fatto tutta la configurazione iniziale, si è avviato il mio LG G2 con la ROM Cyano. Tutto funziona molto molto bene, mi ha fatto fare la configurazione iniziale, adesso sta tranquillamente ripristinando tutte le mie varie applicazioni. Quindi ci sentiamo al prossimo video per quanto riguarda la video recensione di questa classica ROM per tutti gli utenti Android. Un saluto da Guerzi86 e quelli che telefonano.it.